Dall'ultima volta qui Ariano è cambiato tanto, è un nuovo inizio, è la prima in casa per mister Alessandro Boccolini, a lui il compito di risollevare Roma City che dopo due sconfitte consecutive oggi si trova di fronte forse l'avversario peggiore da affrontare in questo momento, un fossombrone sorprendente che vuole continuare a stupire in un inizio di stagione sopra ogni aspettativa. Subito il lancio in direzione di Hernandez, colpo di testa di Bianchi, Hernandez si accontenta della rimessa. Callisto andrà con le mani, Gelonese restituisce a Callisto, lungolinea, Hernandez alza la sfera, Camilli prova a fare sportellate, Camilli ingresso in area, Camilli due volte rimpallo che lo favorisce, è immediato, ha colpito a freddo il Roma City con il vantaggio, bravo e fortunato Massimo Camilli a ritagliarsi lo spazio, a vincere il rimpallo con il pallone che ha scavalcato Bianchini. Davanti a sé a Gelonese, Bucchi prova l'imbucata, 1-2 che si chiude, tocco nuovamente per Casolla, Casolla in area, Casolla, doppia scivolata, non riesce a calciare, Casolla lo fa destro sulla linea ed esulta come fosse un gol. Il signor Traviani, eccolo il cross morbido al centro dell'area, Pappalardo con i pugni, non fortunato nel rimpallo, il pallone scorre sul fondo però. L'inserimento di Gelonese, forse poteva fare qualcosa di diverso Hernandez, adesso può ripartire il fossombrone con la velocità di Kirmateng che brucia nello scatto Callisto, Kirmateng in area di rigore, c'è il compagno Casolla che aggancia in area, Casolla attenzione, Casolla ed è super Giuseppe Pappalardo. Bianchi, il cross, pallone con la sponda effettuata da Procacci, altra sfera allontanata con l'intervento per la seconda volta di Trascendi, ma c'è uno spazio incredibile per Costa, sono 3 contro 1, c'è solo Conti a difendere, Costa l'1 contro 1, Costa prova a calciare e trova l'angolino, buca Bianchini sul primo palo, Alessandro Costa si presenta così a Ariano Athletic Center, ci mette 50 minuti a trovare il suo primo gol in maglia Roma City. La panchina, rilancia Scognamiglio, lontano possibile dalla porta di Pappalardo, Camilli che stop eccezionale, Camilli punta l'area, attenzione a Camilli, Camilli con altra deviazione, pallone che sorvola la traversa, una scelta buona, Amerighi, Satalino, l'1-2 con il nuovo entrato Broso, Satalino ne ha 3 di maglia arancioni davanti a sé con il tacco, poi adesso Satalino fuori da Conti, Conti può andare al centro, decide di aprire verso Amerighi, Amerighi interessante, Amerighi, Callisto verso Battistoni, non riesce a mettere giù, diventa forse un assist per Casolla, laterale da Kirmateng, altro 1 contro 1, prova a sprintare verso il fondo, Kirmateng a crossare, palo, poi la schiena di Pappalardo, si è salvato il Roma City in qualche modo, solo Camilli e Scognamiglio, il cross di Fontana è interessante, colpo di testa, ha saltato altissimo Gelonese la traversa dopo che Bianchini ha graffiato quel pallone. Trasciani, grande imbucata per Fontana, subito dentro per Camilli che può calciare. Camilli calcia, non riesce però a dare forza. Si disinteressa del pallone Conti, c'è Kirmateng in area di rigore, ne approfitta Kirmateng ancora, Pappalardo in difesa sempre utilissimo con le mani, Procacci a velocizzare, Scognamiglio sale in area ma è calcio di rigore, è calcio di rigore, qua c'è tutta la perplessità comprensibile dei giocatori del Roma City, mentre c'è Casolla che prende la rincorsa, Casolla spara in cielo, Casolla, il recupero è scaduto, è finita così, il Roma City vince 2-0 contro il fossombrone, vittoria che è ossigeno puro.